Bentornati su Imperium. Dopo l'ultimo episodio bestemmia, per due missioni di merda bestemmia, facciamo anche questa missione che ci farà sicuramente bestemmiare. Grazie ai tuoi ultimi trionfi hai guadagnato la fiducia di Tiberio Livio, il quale ti ha reso partecipe della sua intenzione di abbattere il governatore della Dacia. Probabilmente ti conviene unirti a lui. Per farlo devi uccidere tutti i centurioni con l'armatura dorata che si trova nella città e chiunque altro ti attacchi. Quindi qua dentro? Centurioni sotto con l'armatura dorata. Niente ferma la mia lancia. Ah, eccoli. Pronto, ho capito. Per il combattimento. Il mio coraggio è leggendario. Pronto per il combattimento. Il mio coraggio è leggendario. Traditore! Uccidiamolo subito. Poi ci occuperemo di informare il Uccido pure tu, uccido tutti, non me ne fotte un cazzo. Per la gloria del mio acciaio. Dov'è l'altro centurione? Per il combattimento. Dov'è? Il mio coraggio è leggendario. Confidate nel mio acciaio. Confidate. Dove sono i centurioni? Pronto per il combattimento. Il mio coraggio è leggendario. La vittoria sarà nostra. Dimmi, o Cesare. Niente ferma la mia. Dove sono i centurioni? La vittoria sarà nostra. Niente ferma. Pronto la mia per il lancia. Combattimento. Sì, va bene, traditore. Tanto vi uccido pure a voi, pezzi di merda. Me ne frega un cazzo. Me ne frega un cazzo. Dovete morire male. Vostra madre c'ha il cancro. Aia. Niente ferma per la gloria di Roma. Dove sono i centurioni? Eccolo lì. Il mio coraggio. Eccolo lì. Traditore. Il mio coraggio è leggendario. Sì, va bene. Tanto sono a livello 13. 42 di difesa. Sottomettiamo il nemico. Ma cazzo sono altri centurioni? Confidate nel mio acciaio. Sottomettiamo il nemico. Il mio coraggio è leggendario. La vittoria sarà nostra. Ma perché sono passato a livello 23 così? Al cazzo. Il mio coraggio è leggendario. Ah, perché lui mi equipaggia lui. Ma porco Dio, ma che glitch è sta roba? Ma che glitch è? Confidate nel Madonna, mio. Cioè io mi posso equipaggiare pure. Ecco perché prima sono arrivati a livello 19 quei stronzi. Pronto per il combattimento. Servire Roma è un onore. One shot. Sto utilizzando i glitch io, caro mio. Pensavi di farmela, eh? So cosa sta succedendo e te la farò pagare cara. Guardia, non lasciarlo scappare. Quindi che cazzo è successo? È giunta l'ora di colpe. Tiberio Livio ha riunito tutti i suoi coaci più leali e si prepara ad attaccare. Unisciti a loro e assicuri di eliminare l'attuale. Sì, ma no! Svincolati dall'eroe, dio cane, che se no ti sta mandando via a fare in culo. Qua sta crashando tutto e prevede un crash bestemmioso. Minchia, non ha crashato, attenzione. Minchia, come si sta buggando, porca madonna. Sì, ho ucciso tutti, adesso vi uccido tutti. Sì. Non temo neanche i crash io. Sì, uccidili tutti, uccidili. Oh, ma tua madre! Questa roba sta arrivando. Ah no, questi erano my friend. Quindi? Sì, grazie. Cazzo c'è, una setta satanica? Cittadini della Dacia, avete sicuramente visto quello che è appena successo. Abbiamo perso molto in questa assurda lotta, ma il traditore, il cui nome non sarà più pronunciato,
è morto. D'ora in poi vivremo in pace e abbondanza. Dobbiamo ringraziare di tutto questo il leale servizio di Fabio Agrippa, che ha combattuto eroicamente in difesa di Roma. Come segno di ringraziamento, il pretore ha deciso di nominarlo governatore della città di Ulpia Traiana, da dove ci potrà proteggere. Complimenti, Fabio Agrippa. Che Giove vegli sul tuo cammino. Ora vai verso sud, a Ulpia Traiana, dove ti stanno aspettando i tuoi uomini. Governatore Fabio Agrippa! Governatore Fabio Agrippa! Aiutaci! I barbari! I barbari! Cosa? Si calmi, buon uomo. Cos'è tanto urgente da non poter aspettare alla fine della cerimonia? I barbari, signore, stanno attaccando da est. Migliaia di persone moriranno se non li ferma. Perone, va bene, Perone. Barbari? Pagheranno cara la loro audacia. Mi occuperò personalmente di questa faccenda. Prima che faccia notte, i loro villaggi saranno sotto il mio dominio. Fai attenzione, Fabio Agrippa. Ad est ti aspettano forze occulte. Diffida del druido pazzo che vive da quelle parti. Roma mandò molte legioni a fermarlo e tutte hanno avuto la peggiore delle sorti. Quindi? Fortuna e gloria. Morire, più morire. Che allora, translate. Obiettivo translate, obiettivo sto cazzo, porco Dio. Sì, però ho capito, devo difendere là, prima morire, però devo andare qua io. Quindi... Ascoltatemi tutti. D'ora in poi siamo agli ordini del governatore Fabio Agrippa. È un onore per noi servire un capo così nobile e coraggioso. Obbediremo ai tuoi ordini senza battere ciglio. Oh, finalmente, Dio Cristo. C'ho una fortezza io adesso. Ma non posso fare eroi, ovviamente. Dio porco, che cazzo serve qua la fucina? Vabbè, niente. Conquista. Ci sono dei problemi con i barbari. Non devi permettere che questa mettano in pericolo i cittadini della Dacia. Conquista Atlar. Dove cazzo è? Come cazzo faccio senza eroi? Me lo vuoi dire? Me lo vuoi spiegare? Ma cosa avete? Solo questi? Mi state prendendo per il culo? Mi state prendendo per il culo? Ecco la guardia. Oh, mi state prendendo per il culo. Io direi di fare molti arcieri. Semplicemente. Che attaccano tutti a distanza e utilizziamo la tattica senza eroe. Perché non posso conquistarlo? Perché non posso conquistarlo, Dio merda? Sì, tutti danno rifredo, non me ne frega un cazzo, li faccio fuori tutti. Li faccio fuori tutti. Sì, io sono P, li faccio fuori tutti. Li faccio fuori tutti. Tutti. Tutti vi faccio fuori. E non mi dire che... Ah, minchia. Questo gioco, minchia, mi fa venire il crash. Voi siete contenti? Vi ho fatti fuori tutti. Siete contenti? Fabio Agrippa regna. Fabio Agrippa regna. Regna. E voi cosa siete qua? Che cazzo ci fate qua? Hai avuto il coraggio di venire fin qui. Pensavi di poterci affrontare, vero? Sei più stupido di quello che sembri, Romano. Pensavi davvero di potermi uccidere. Ora conoscerai i miei poteri. Cosa si prova a essere un corvo, Romano? Non ti preoccupare, col tempo ti ci abituerai. Accetterai del tutto la tua nuova identità. Divertente, vero? E l'unica persona che ti potrebbe aiutare si trova molto lontano. Nell'isola delle colonne. Sì, gra! Staremo a vedere. Non provare a raggiungere l'isola. Anche se ci dovessi riuscire, scopriresti che si tratta di un posto molto strano.
Quindi, che cazzo devo fare? Quel maledetto ti aveva sparato, devi trovare immediatamente un posto in cui recuperare le tue sembianze prima di perderle per sempre. Perché sei passato dal foro? Non è come il Monopoli che devi prendere i 200. Cosa vuoi? Questo è un posto pericoloso per te. Solo una persona con un'intelligenza superiore potrebbe superare la prova. Ma dato che non hai altra scelta, troppo tardi. Ora ascolta attentamente. Come hai potuto vedere, intorno alla colonna ci sono quattro fonti. Una di queste ti potrebbe restituire la tua antica fisionomia. Una non ha nessun effetto. E le altre ti possono uccidere sul colpo. Una delle fonti che ti possono uccidere si trova tra due gemelli. L'altra fonte mortale è la successiva, contando nel senso delle lancette dell'orologio. La fonte che non ha effetto non è né a nord né a sud. E quindi? Ma che cazzo ne so? Andiamo a bere. Quindi? Ho capito, ma non mi fai. Perché non mi fa fare la fonte? Se vado su questa, cosa mi fa fare? Ah, quindi era questa. A livello 50. Gloria. Vedo che hai superato la prova. Ora recati tra le due pietre che si sollevano dal terreno ad ovest. Ti condurranno a Ulpia Traiana. Era da molto che aspettavo questo momento. La tua forza e la tua intelligenza superano quella di qualsiasi altro mortale. Prendi questo e avvicinati alle pietre erette per tornare a Ulpia Traiana. La tua sola presenza sarà sufficiente per rompere l'incantesimo che paralizza i tuoi uomini. Riunisci il tuo esercito e libera il mondo dal mio pazzo fratello druido. La Madonna mia, minchia, che cazzo mi hai dato, Dio cane, porco Dio, io non Eccolo ti ho qua! chiesto tutta sta roba. Pretoriani! Oh, finalmente ci sono riuscito, Dio cane. Sì, ma Sapevamo raga! che sarebbe tornato, signore. Siamo tutti pronti a metterci in marcia. Diamo una bella lezione a quel druido e ai barbari galli. Capito? Ragazzi, ma io non vi ho detto di uscire. Che cazzo fate? Chi cazzo è che vi ha detto di uscire così dal foro? L'incantesimo che vi tratteneva qui è stato spezzato, ma chi ha provato ancora vivo prima c'è una lotta contro il male che ha provocato tanto danno. Cosa? Com'è possibile che abbiano spezzato il mio... Ascoltate, i miei servi leali, schiacciate il nemico che ci si assedia. Quante unità? La Madonna mia, quante cazzo di unità che avete! Resisto. Minchia qua. Oh, raga! Minchia come sta crashando sto gioco! Dai, 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 dai! No, ho perso di nuovo Agricola! Porco Dio! E adesso che cazzo lo trova più in sto mezzo casino? Quello mi muore, talmente coglione! Cazzo è successo? Ho
Io non so neanche dove cazzo è sto agricola di merda. Agricola! Certo, Dio porco, e quello lì, quello stronzo è scappato. Ma non andate tutti all'assalto! Le guardie di Fand dovete uccidere. Questi non sanno che cazzo fare. Le guardie di Fand dove uccidi? Vedi allora che giocando nel modo giusto siamo riusciti, invece di fare le statuette di nonna Pina, di Okane. Oh, conquistate, pezzi di merda. Ma voi dove cazzo state andando? Mi dite dove cazzo state andando? Che cazzo state andando a cercare, il tesoro dei Templari? Che il governatore della Dacia paghi per il suo tradimento. Mi metterò in marcia con le mie truppe e otterrò il controllo su Apollonia. Mio padre sarà vendicato. Quindi, obiettivo il trono di Dacia. Finalmente è giunto il momento di dirigere il tuo esercito fino a Apollonia e di reclamare il tuo trono che ti spetta di diritto. Conquista tutti i forti, tutti i villaggi che ti opporranno resistenza. Dai, entrate, entrate, entrate! Entrate, miei prodi! Minchia, io ho paura sempre che crashi. Questa guardia di Fand, che cazzo è? L'avete reclutata da quel folle? Sì, sta minchia, che quanta roba sta arrivando? Volete chiamare anche qualcun altro? Tanto sono a livello 50, sono a livello 50. No, i fulmini non valgono, però i fulmini non valgono. Minchia, che bello. Conquistiamo. Fidati di me. Prego un cazzo. Minchia, ci hanno 32.000 di oro. Minchia, ne approfitto subito. Ma non avete un cazzo, allora. Venite solo per il culo. E questo anche è mio. Con tutti i bastardi. I traditori finalmente giacciono nella propria tomba, insieme a Cecilio Metello. Ora potete riposare in pace, padre, perché coloro che vi hanno assassinato non sono più in questo mondo e la nostra nobile famiglia ha recuperato il trono di Dacia. Oh, finalmente è finita, dopo aver conquistato 30.000 forti di Okane con queste quattro di guardie di Fand. E niente, ci vediamo alla prossima avventura.